Buongiorno a tutti amici e buon lunedì e buon ultimo giorno di maggio. Oggi avevo già pensato di fare questo video sulla decalcomania e poi in combinazione ho scoperto che oggi è la giornata mondiale contro il fumo, però ho già deciso di fare questo video, quindi lo faccio lo stesso. Volevo farvi vedere come decorare un posacenere tipo questo con la decalcomania, quindi DCD 4.5C. È la carta decalco per superfici bianche. DCT esiste in due versioni, versione C, cioè clear, e versione W, cioè white, con base bianca. In questo caso, essendo un posacenere bianco, utilizziamo la carta DCT 4.5C. Brevemente vi faccio vedere lo space control. Quindi, Space Control oppure una stampante laser a colori cerano, magenta, giallo e nero. Questo è il file che ho creato e non faccio altro che andare a stampare, andare a impostare direttamente DCT 4.5C sul mio Space Control, che può essere o Basic o nella versione 3.1, 4.1 se avete una stampante con anche toner bianco. In questo caso la stampa bianco in automatico viene tolta perché non ci serve stampare anche il bianco in questo caso e non ci serve neanche l'immagine speculare. Ok? Quindi torniamo a noi e vediamo l'applicazione. Molto molto semplice. Qui ho dell'acqua, acqua normalissima di rubinetto, e ho ritagliato praticamente una striscia da dalla mia carta transfer che ho stampato. Dietro i loghi voi vedete C nel caso di clear o W nel caso di white. Quindi, come sapete, in ogni caso io ritrovo sempre le sigle della carta transfer di Magic Touch. In questo caso trovo qualcosa in più, cioè sia la sigla C che la sigla W, perché il logo DCT è praticamente sempre verde. Ok? Quindi, posacenere comprato per, se non ricordo male, 1 euro. Quei negozi per la casa dove ci sono una valanga di prodotti gestito da asiatici. Qua a Milano ce ne sono parecchi. Quindi lascio la carta praticamente per 1 minuto grosso modo nell'acqua, vedete che già si stacca dal retrocarta. Ok? Quindi io non faccio altro che andare qui e andare a posizionare praticamente la mia decalco sul posacenere. Ok? Mi posso aiutare con una spatola in gomma come questa, spatola che trovate sempre sul nostro sito e posso utilizzare per andare a stendere al meglio la mia decalcomania. Ok? Chiaramente più la decalco ha all'interno ancora bolle d'aria, eppure posso maneggiare. Man mano che tolgo le bolle d'aria, la decalco si stabilisce e si incolla al materiale. Una volta fatto questo, io posso o accelerare il processo andando a utilizzare anche un phon normale per andare a velocizzare il processo di polimerizzazione, oppure lascio praticamente il tutto ad asciugare per 24 ore. Come vedete, il risultato è la pellicola della decalco è molto 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 sottile, quindi praticamente invisibile. Ok? Ci fa un po' di tempo che la telecamera metta a fuoco, ma questo è il procedimento. Quindi DCT
4.5C stampabile in qualsiasi stampante laser a colori, c'era magenta, giallo e nero o anche contorno bianco, e per tutti quei prodotti che non posso andare a realizzare sotto la pressa a caldo perché di forme diverse o perché sofferenti al calore. Io vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao.